questo suono. Vedo sguardi, occhi che piovono, cavalieri come un cartone, ma veri con spade e metadone. Stavo con dei folli in questo delirio, broda, questa gente sta merda fa gola. Solo un biglietto solo per l'andata, per un viaggio in cui non ti svegli più. Prova dentro gli occhi l'ipnosi, tipo una spirale fra che mi tormenta, fra depressione e psicosi. Non sto tra la gente perché mi spaventa, è da me che impari. Ma io sono vecchio tipo Stradivari, so high, raggiungo stadi vari, dopo carta penna suoni straordinari. Ehi, ratatatatatata, tieni il tempo. Ehi, sbam sbam sbam, come Kenwood, a fare questo me ne intendo. In studio Shqiptari bro rendo, in studio regna il meridione, Calabria, Sicilia e Salento. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video, io sono Mr. Brainy. E oggi ragazzi siamo tornati dopo 5 giorni in cui io ero andato via in vacanza a Roma per sentirmi un concerto di Post Malone, spero che lo conosciate. Comunque ragazzi, detto questo, scusate anche per l'attesa, però veramente non avevo voglia e tempo di fare video, quindi minimo di pausa ci sta prendersela. Comunque ragazzi, visto che oggi è il 12 luglio 2018, oggi stesso esce la stagione numero 5 di Fortnite. E se non sapete cosa riguarda questa stagione, riguarda le diverse epoche. Infatti ci sarà l'epoca romana, l'epoca egiziana, eccetera eccetera, così via avanti. E la mappa sarà divisa in queste epoche. Infatti ci sarà un posto della mappa con le piramidi, un altro posto col Colosseo, e così via dicendo. Comunque ragazzi, in questo video vi farò vedere le 5 skin che potrebbero uscire in questa stagione numero 5 di Fortnite. Ragazzi, questo top 5 di oggi sarà diverso dalle solite, infatti mi vedrete in faccia a me e vi farò vedere dei link che ho trovato su Reddit e su altri siti di forum di Fortnite, eccetera eccetera. Ma adesso ragazzi andiamo subito al video. Ok ragazzi, questa è la quinta skin, infatti questa skin è presa da un gladiatore. E come possiamo vedere ha il casco in oro, come anche la cintura e questa gonna sopra sempre in oro. Ha anche dei parastinchi in oro e dei paraginocchia, e le scarpe come lo scudo e la spada in oro. Ovviamente la spada potrebbe essere un piccone, non lo so, invece lo scudo potrebbe essere uno zaino che si mette dietro come oggetto in più a questa skin. Invece il mantello potrebbe essere un aggiunto in più che si può togliere o no. Comunque veramente questa skin chiamata Gladius è veramente molto molto carina, e secondo me ci starebbe mettere questa skin nel gioco. Però secondo me è l'unica cosa che io farei è mettere questa faccia del lama, veramente molto molto bella, al posto del leone sulla cintura e sul casco. Comunque detto questo, veramente skin molto molto carine che potrebbe uscire, secondo me molto probabile che esca, non ovviamente uguale a questa, però una skin di un gladiatore potrebbe uscire, come anche una skin di un dio egiziano oppure di un imperatore egiziano potrebbe uscire veramente molto tra poco. La quarta skin è un incrocio fra la skin di dei protagonisti di God of War e invece tra un giocatore di football americano. Infatti questa è la skin, ovviamente non è molto bella secondo me, perché alla fin fine è troppo dettagliata. Come possiamo vedere, cioè si vede che la skin non è fatta bene, perché ovvio, hanno inserito solo la faccia di un personaggio di Fortnite nella skin, in poche parole. Infatti come possiamo vedere la grafica è molto molto diversa. E poi questa skin è troppo dettagliata, infatti la grafica di Fortnite non è così dettagliata, infatti è cartonesca. Quindi ragazzi, secondo me non potrà uscire questa skin, o se uscirà, uscirà veramente molto ma molto diversa da questa. Comunque ragazzi, bella skin, non brutta, però non la comprerei mai onestamente. Passiamo alle terze alla terza skin, che sono tre diverse skin. Questa sarebbe una bellissima idea, infatti, mettere le skin per i team. Cosa vuol dire? Che tu fai una skin, ovviamente una skin con un logo eccetera eccetera, qualcosa per un logo per distinguere i team dagli altri team, e ovviamente cambi di colore queste skin per ogni componente del team. Infatti ci sarà il componente con la skin rossa, ci sarà il componente con la skin verde,
quello con la skin gialla, eccetera, c'era quello con la skin nera, eccetera, eccetera. Veramente un qualcosa di carino che secondo me dovrebbero aggiungere su Fortnite. Però detto questo, queste skin sono troppo dettagliate, quindi secondo me così così non le faranno mai. Però comunque, meno dettagliate potrebbe starci. Passiamo alle skin numero 3, che sono le skin degli streamer. Questa prima skin ovviamente di ninja, ci saranno ben 3 versioni di ninja, veramente bellissima, fatta veramente molto molto bene. È un disegno e come possiamo vedere prevalgono i colori giallo e azzurro, i soliti di ninja, con anche il logo di ninja che è messo un po' dappertutto. Ovviamente la bandana di ninja e questo foulard messo che copre la bocca e il naso, veramente molto molto carino. Poi anche questo arma lì, questo arpione, non so cosa sia, comunque è veramente molto molto bella, fatto come un ninja, davvero molto carino. La seconda skin, che è quella che potrebbe secondo me uscire veramente su Fortnite, perché è fatta veramente con la grafica di Fortnite, è questa qua. Infatti, come possiamo vedere, hanno preso il personaggio di Fortnite, quello biondo, ci hanno aggiunto i capelli di ninja, la bandana di ninja, il foulard. Non mi piace moltissimo come skin, perché è abbastanza spoglio, però onestamente questa ha molta probabilità di uscire su Fortnite. Questa prossima skin di ninja non uscirà mai su Fortnite, tolto perché è troppo dettagliata e troppo realistica. E comunque posso vedere che qua il skin è magrissimo, è fatto veramente abbastanza male. Però i dettagli sono veramente molto molto fatti bene. Infatti questa scosse elettriche che escono dalla spalla e dalla spada di ninja sono veramente molto fatte bene. Ovviamente prevalgono sempre colori giallo e azzurro. Però una cosa che mi piace, che sono queste cuffiette con anche il microfono, veramente molto molto carine, con anche il cappuccio, veramente molto molto bello. Un'altra skin di un altro streamer che non mi ricordo in questo momento il nome, comunque è veramente molto famoso, l'ho già visto su Twitch, dove ci sono questi, la faccia praticamente è identica a lui, infatti ha questi baffi alla Hulk Hogan, questi occhiali veramente orribili, però vabbè, lui se li mette quindi ci sta, e questi capelli veramente molto lunghi, però alla fine è una skin normalissima. Però onestamente potrebbe essere aggiunto, perché sembra veramente una skin di Fortnite questa qua, quindi veramente molto molto bella. Al secondo posto abbiamo i generatori di skin. Infatti abbiamo 3 versioni di generatori di skin. Partiamo dalla prima, veramente fatto abbastanza bene, e questo generatore di skin praticamente secondo me potrebbe starci, che con tutte le skin che hai comprato tu potresti mischiarle e creare delle skin tue, originali, fatte proprio da te. Ovviamente sarà una cosa molto difficile da fare, perché è la Epic Games che dice queste cose, però secondo me non succederà. Però tentare non nuoce, cioè, quindi ci sta alla fin fine far vedere questa cosa alla Epic Games. Un'altra cosa sarà è come questa, dove però è veramente molto difficile questa, perché tolto che quella skin del ninja non esiste, poi i loghi delle squadre, scusate, però non penso che verranno inseriti su Fortnite, perché cioè queste squadre sono famosissime. Infatti sono i SOR, i FaZe e gli Sply, quindi ci sta, però secondo me non uscirà mai una roba del genere. Invece questa ultima cosa, che è veramente fatta benissimo, infatti proprio veramente fatta bene 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 bene, abbiamo la skin del Raptor, dove noi col grazie livello, in questo caso siamo a livello 34, possiamo aggiungere le mimetiche alle skin. Infatti come possiamo vedere camo mask livello 28, quindi veramente qualcosa di molto molto ma molto carino. Invece passiamo alla skin numero 1, cioè le skin vere, skin realistiche, skin degli umani. Qua abbiamo Robbie Rotten come personaggio, perché è morto da poco, quindi ci sta che hanno messo questa cosa. Comunque secondo me ci starebbero messe queste skin di persone vere, di celebrità, che cavolo ne so, attori eccetera eccetera, calciatori che ne hanno già messi, però non proprio Cristiano Ronaldo, Messi eccetera eccetera. Comunque veramente qualcosa di molto molto carino. Secondo me Robbie Rotten non verrà mai inserito, però comunque ci sta come cosa. E niente ragazzi, questo era il video di oggi. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se in tal caso mettete un bel like, commentate e ovviamente condividete con tutti i vostri amici. Fateli iscrivere al mio canale se non sono ancora iscritti, e se non siete ancora iscritti voi, iscrivetevi subito al mio canale. Da Mr. Brain è tutto, vi rimando il mio prossimo video che uscirà molto molto presto. Ciao ragazzi.